Buonasera, che bello essere qui. Buonasera. No, grazie, io brevemente volevo dedicare questo premio a un grandissimo attore che tu hai già citato, però io ho avuto un rapporto particolare con lui, Ennio Fantastichini. Grazie, bello. Un gigante, è una grande persona. Che dire, sì, grazie, insomma, sono lusingato. Bene, bene, siamo molto felici di averti qui, vuoi parlarci magari di qualche piccola novità di cui non hanno ancora... Ma sì, io sto finendo di girare la terza stagione dei Medici, interpreto tutti i dottori, appena dottori, interpreto Savonarola, ricordati che devi morire, un po' meno così, diciamo, un po' più serio, però insomma sì, adesso poi riparto con il tournée con Vinicio Marchioni, con Zio Vania, e poi ci sarà la seconda e terza stagione del Cacciatore, da girare, e poi muoio. Devi ancora dare da fare parecchio, mi raccomando, ci teniamo molto. Allora, consegna il premio, chi lo consegna, maestro? Il direttore del Comitato Vincenzo Crocitti, Francesco Fiumarella. Applauso a Francesco. Quando ci sono i premi noi ci baciamo 470 volte. Sì, baciamo, ci fa bene baciarsi. Allora, va bene, che dire, buonasera a tutti, io vi ringrazio che siete qui presenti, sono molto contento che siamo arrivati appunto alla sesta edizione di questo premio. Ormai in gran parte di voi ho visto che ci seguono, insomma, anche sui social, sono venuti qua nella prima edizione. E cosa posso dire? Intanto sono contento che Francesco abbia accettato anche appunto l'invito per essere tra i premiati, ma non è così scontato. Io prima stavo accennando a Francesco che noi ci siamo conosciuti un po' di anni fa per caso, quando lui raggiunse appunto il successo con Romanzo Criminale, io ero alla stazione Termini e niente, gli chiesi appunto una foto. Con molta semplicità e umiltà e ci siamo anche fermati a parlare e ripeto, questa non è una cosa scontata perché aspettavamo il treno. Grazie.